Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Un video che sono molto 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 contenta di girare. Siamo giunti quasi verso l'estate, anche se non vuole arrivare il caldo, non vuole arrivare, però ho detto basta, facciamo questo decluttering. Quindi sì, faremo il decluttering dei vestiti estivi primaverili. Questo decluttering probabilmente sarà molto lungo, perché rispetto al decluttering invernale che ho già pubblicato sul canale e che, se vi siete persi, vi lascio in descrizione, sarà molto lungo perché ho molti più vestiti estivi barra primaverili piuttosto che invernali. Quindi insomma sono un po' terrorizzata, un po' triste, perché sicuramente dovrò declatterare un sacco di cose a cui sono un sacco affezionata, ma devo decisamente rivedere il mio armadio perché sta diventando troppo pieno e non riesco a trovare bene le cose, non riesco insomma a raccapezzarmi un po', no? Questo video, come dicevo, sarà un po' lungo e potrebbe diventare in due parti, quindi nel caso questa è la parte 1 e ci sarà poi una parte 2 che verrà chiaramente pubblicata subito dopo, non vi preoccupate, iniziamo! Questa, ragazzi, è la situazione dell'anta estiva. Mi vergogno un po' come nell'anta invernale, ma nell'estiva decisamente c'è da vergognarsi di più perché sembra il mercatino dell'usato. Quando vi dicevo che non riesco a trovare le cose in questo marasma, non scherzavo, c'è troppa roba, molte delle quali sono anni che non mi metto, quindi andiamo subito. Eccoci qua, ci sono un sacco di vestiti da vedere, ve li farò vedere uno per uno. La prima parte sarà sui vestiti, spero di riuscire a vedere tutti. Ce la faremo, sono sicura, ce la faremo. A malincuore dovrò buttare un sacco di vestiti, ma non verranno buttati, verranno dati in beneficenza, ragazzi. Quindi sono comunque felice. Quindi niente, ragazzi, banda alle ciance, partiamo, perché sennò non finiamo più. Questo top lo comprai in seconda superiore, quindi ben 7 anni fa. È molto bello, cosa dite? È molto carino, però ragazzi è vecchio. Questo, come sempre, metteremo il declatterato 100% e il chissà, su cui dovrò meditare. Questo andrà, ragazzi, nei chissà. Uno. Allora, questo vi dico già, lo terrò, perché questo è uno dei miei top preferiti, super versatili, non troppo fresco ma super versatile, quindi lo tengo. Questo largo, lungo, carino perché è bianco, è un po' svolazzante, quindi carino per l'estate. Declatterato, dai andiamo spediti, questo assolutamente lo terrò, è un top super super carino, comunque svolazzante, molto simile a quello ma con le spalline. Poi passiamo a questo, che anche questo terrò, ragazzi, perché è super bello, l'ho usato veramente pochissimo, guardate che carino che è. Commentiamo un momento questo. Io questo lo comprai l'anno scorso, 2 anni fa, non l'ho mai usato, mai messo, perché è enorme, non gli ho ancora dato una chance, nel senso l'ho provato quando mi è arrivato e poi non l'ho mai messo. Ci penseremo. Questa maglietta della Coca-Cola non è molto più nel mio stile, questa è top per il lavoro, non so, penso che la terrò, perché comunque per il lavoro, cioè a lavoro non posso andare con i toppettini croppati, no. Questo, bellissimo ragazzi, sempre di Shein, tutto traforato, questa la teniamo. Questo, ragazzi, è un tasto dolente perché è stato il mio top preferito per anni, ma si vede che è palesemente usurato e rovinato perché l'ho usato veramente tantissimo. Ah, non so cosa fare. I decluttering estivo e il primaverile, giuro, è molto più difficile perché sono proprio affezionata a questi vestiti, sono proprio affezionata. Non lo so, vabbè, ci penso. Questo topettino qua di paillette che si lega intorno al collo è molto lungo, quindi è un po' una via di mezzo strana. Questo lo possiamo declatterare senza nessun rimorso. Oh, un altro che possiamo declatterare, ragazzi, guarda qua, di bene in meglio. Pam pam pam, via. Continuiamo con un grande pezzo forte, ragazzi, di questa io mi vanto molto perché è stupenda, non la declatterò mai. Bene bene, qua possiamo declatterare qualcos'altro, ma certo che sì. Questa maglia è vecchia, via 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 via, troppe cose no. Altro toppettino, ne vedrete tipo 200 tutti uguali, così. Basta nero, bisogna osare con i colori, essere un po' più vivaci, poi d'estate, per forza, via declatterato. Questo è molto simile, però un po' più strettino, questo lo teniamo perché abbiamo declatterato l'altro, questo è anche più nuovo. Anche questo, vecchio come il cucco, questo è carino, non lo so. Devo pensarci perché comunque è molto comodo, mi piace molto.
non lo so. Questa, ecco, questa non la declatteriamo. Una maglia gialla la puoi declatterare? Non credo proprio. Altro top bianco, no vabbè, questo è diverso, perché ha un po' di frappettine davanti, ha i bottoncini. Questo non piace a nessuno, piace solo a me. Lo tengo. Altro top bianco di Shane, palesemente di Shane, cioè le cose di Shane si vede quali sono, che sono sempre un po' pazze. L'ho messo veramente pochissimo, quindi dai, quest'estate provo a sfruttarlo di più. Bene ragazzi, questo lo declatteriamo. L'ho messo solo una volta a una notte rosa, tipo nel 2015. No, non è comodo, declattero. Questa anche, boh ragazzi, l'ho usata, non è male, è di un azzurrino carino, però non lo so. Non lo so, è molto semplice, capito? Cioè, io le cose semplici adesso non è che le guardi con disprezzo, però sì, sono un po' noiose, no? Un po' noiose, però ci pensiamo perché non lo so. Questo top qua è pazzissimo, no? Mi piace, dai. Poi non l'ho usato praticamente, è un po' plasticone, devo dire la verità, quindi d'estate si suda sotto sto top. Però è carino, poi fluo, dai, per l'estate ci sta. Questa qua, verde, con le spalline a righe bianche e nere, è stupenda, non la declattererò mai, cioè tutti abbiamo i cavalli di battaglia nell'armadio, questo è uno dei miei. Allora, a guardarlo questo, ci sembra un centrino da tavolo, però non so, cioè io sono sempre stata affezionata a questo top qui. Questo lo declattererei, perché comunque è vecchio, mi sa che lo metterò insieme ai costumi, come copricostume. Canottiera basica, rossa, no, questa la tengo sempre per il fattore lavoro. Stesso discorso vale per questa, che è una semplice maglietta a maniche corte. Questa è una maglia nuova, nuovissima, me l'ha comprata mia madre dal Primark, però mi sta un po' larga. Mi sta un po' larga come questa. Adesso vedo se le vuole usare mia madre, gliele do lei. Questa l'ho comprata su Shein di recente. Bellissima, la terniamo. Poi. Altra maglia, questa, a maniche corte, di Tommy Hilfiger. Questa sempre per andare a lavoro, è perfetta. Questo è un toppettino che sembra un fazzoletto, veramente. Questo è il top più piccolo che ho. Fa troppo ridere. E questa la tengo perché mi piace tantissimo. Questa è una maglia da sera che mi diede mia madre. Madre, aperta sul davanti, un po' sexy, però non l'ho mai messa anche da quando me l'ha data, cioè anni fa. Direi che si può declatterare. Oh, questo mi piace un botto, questo mi piace un sacco, però è super rovinato. No dai, lo declattero, tanto c'è, comunque li uso poco ste roba qua. Questo ci sono mega affezionata, cioè questo ce l'ho da un botto di tempo, l'ho usato allo sfinimento, è vecchissimo, mi mancherà un sacco, ma declattero. Vabbè, questo è un copricostume, non c'entra niente tra i miei top, lo metto insieme all'altro copricostume sempre pizzato. Questa è molto comoda, devo dire la verità, è un body, questa la voglio tenere perché comunque è estremamente comoda, alla fine si può usare anche a lavoro. E questo è un altro top, che ridere, un po' bohemienne, così mi piace molto, lo voglio tenere, voglio provare a riutilizzarlo. Altro toppettino di cui non mi libererò, questo, fluo, altro che mi piace molto, nero, questo qua con il dragone, comprato su Shein. Questo è super super comodo, lo teniamo. Questa è una maglia che ho comprato l'anno scorso, gialla in teoria, ma non lo sembra perché appunto l'ho rovinata in lavatrice. Qua dietro è tutto un incrocio. Adesso questa ci penso perché è veramente diventata di un colore improponibile, quindi nel caso dovrò farci qualcosa. Questa cos'è? Ah, questa è una maglia che mi ha regalato il mio moroso, che ho fatto croppare. La tengo questa per il lavoro, ci sta. Ah, questa è identica ma rossa, la teniamo dai. Questa l'ho usato tantissimo, una semplice maglia nera ma super scollata. Questa la declatteriamo, è vecchia come il cucco, via. Questa è una canottierina troppo carina, così arancione, un po' zucchetta. Questa la teniamo perché comunque è un colore carino. Questa nuova dell'ultimo haul di Shane, la teniamo ovviamente. Altra maglia da lavoro, questa che secondo me si può declatterare, è una maglia bianca, però è molto lunga, devo sempre metterla dentro i pantaloni, non sto mai comoda, quindi no, la declatteriamo. Questa lo devo tenere, questa è uno dei miei top preferiti, proprio è il cavallo, un altro dei cavalli di battaglia dell'estate. Questa ragazzi, boh, la declattero, mi sono rotta. Poi le maglie da lavoro ne ho già abbastanza, va bene così. Questa potrei darla a mia madre, questa le piace. Io odio questo tessuto, quindi via. Questo bello azzurrino, cioè l'ho usata pochissimo, non so bene per quale motivo. Voglio usare questo colorino, quindi questo lo teniamo. Questo lo teniamo perché sì, perché questo è un toppettino troppo carino. Questo lilla, vabbè, lilla lo teniamo ovviamente. Questa canottiera mi piace un sacco, me l'ha data una mia amica. Mi piace veramente un sacco il colore soprattutto, ma anche la forma di come è fatta. L'unica è che è davvero piccola, è davvero stretta.
Però nel senso, dai, per l'estate ci sta una canottierina. Poi non ho niente di questo colore, quindi dai, la teniamo. Questa a righe. Facciamo così, decidiamo, teniamo questo o questo. Allora, questa è a righe, un po' più fit, oppure questa. Me le provo e poi dopo decido quale mi sta meglio. Il mio lingerie, che dovrebbe essere un top, ma vabbè. La tengo perché mi piace un botto. E altra maglietta che mi ha dato il mio ragazzo, questa qua, o decluttero o diventa da stare in casa. Oh, abbiamo quasi finito i top, ragazzi, ci credete? Io non ci credo. Questo è da sera, mi piace un sacco, lo uso anche d'inverno ogni tanto, è un body, ci sta, mi piace un sacco. Questa me l'ha data la mia nonna, bellissima, è una camicetta che si stringe con un filo in vita. È un po' da ragazzina per bene, quindi mi piace, lo voglio tenere. Ah, questa è dell'ultimo decluttering, lo tengo ovviamente. Questa maglia che ho scritto Sassy, che è super 2015, ragazzi, quindi ce l'ho da quel tempo lì. L'adoravo, l'ho usata un botto di tempo, mi dispiace separarmene, ma è vecchia, quindi declatteriamo, dai. Questa maglia, molto carina, c'è un buco sotto l'ascella, declatteriamo, basta. Anche questa la declatteriamo perché questa, cioè, è una maglia che fa troppo ridere, è un tubo praticamente. Questo, anche questo sono super affezionata, questa la tengo perché veramente la uso un sacco d'estate e non è rovinata, quindi la voglio tenere. Questa non l'ho ancora mai messa perché mi è stata regalata tipo in autunno, non ho ancora avuto l'occasione di metterla, mi piace un sacco, la voglio testare. Questa, un'altra delle mie preferite, questa è veramente carinissima, mi piace un sacco. Non lo so, ci penso. Bene, con i top abbiamo finito. Grande, sono contenta. La prima parte sarà sui vestiti. Spero di riuscire a vedere tutti. Ce la faremo. Sono sicura, ce la faremo. E invece non è vero, scherzone, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta per colpa di quella pila di top che purtroppo a mio malincuore devo dire che mi ha sconfitto. E quindi, ragazzi, che dire, questa è la fine della prima parte del decluttering. Nella seconda parte del decluttering vedremo insieme pantaloncini, gonne, vestitini, camicini, vestiti da stare in casa. Il mio obiettivo era di riuscire a metterlo in un unico video, ma come potete ben vedere è impossibile per colpa della montagna di top. Ma almeno quello ce l'abbiamo fatto e sono molto soddisfatta. Che altro dire, ragazzi, vi aspetto nella seconda parte di questo decluttering. Se questa prima parte vi è piaciuta, vi invito a mettere like e soprattutto ad iscrivervi al canale per non perdere appunto tutte le altre parti di questo decluttering, che saranno molto interessanti. Nella terza parte del decluttering, ora che mi ricordo, farò vedere le borse, borsine, cappellini, occhiali, costumi soprattutto, perché c'è bisogno di un bello smistamento tra quei costumi, fidatevi di me. Io vi mando un bacio, vi saluto e vi aspetto alla prossima parte del decluttering. Ciao!